Buongiornissimo e benvenuti in questo mio nuovo vlog. Io sono Gaia e questo è il mio canale YouTube. Come penso avete già letto dal titolo e visto la copertina, oggi andrò a provare Talking Angela. Penso che sapete un po' tutti già cosa siano le app dell'Outfit 7, ovvero quelle app, cioè tipo Talking Ben, Talking Angela, Talking Tom, dove si dice insomma che ti spiano, che è una specie di creepypasta che si è formato negli anni, quindi. Oggi andrò a provare l'app che ha dato origine a tutta questa storia, ovvero la prima app di Talking Angela, quella originale, senza Talking Angela 1, 2, 3, 4, 50. Andrò a provare appunto l'originale e ci tenevo a specificare che ovviamente tutto ciò che leggerò o dirò in questo video è soltanto per fare scena e ovviamente non è vera tutta questa storia perché altrimenti sarebbe già stata tolta dal Play Store. E inoltre a fine video dirò anche un motivo per il quale. Non è vero che appunto smentisce tutta questa storia, una cosa proprio detta ufficialmente dai creatori di queste app, quindi nulla, restate a guardare il video fino alla fine, mi raccomando. E nulla, io direi di partire subito. Ok, sto usando sempre il telefono di mio fratello, che poverino sfrutto sempre lui. Allora, andiamo, questo appunto è la schermata di Play Store, l'ho appena installata e adesso andiamo subito a leggere le recensioni. Ma prima volevo anche andare a vedere le foto direttamente che ci sono sul Play Store per andare a vedere se già qui possiamo vedere qualcosa. Dicono che appunto le telecamere siano di solito sono dentro gli occhi, ma io qui non vedo nulla. Forse in quelle di Play Store non ci sono, dopo vedremo anche alcune di Google. Qui non ci sono, quindi io direi che possiamo anche andare direttamente a leggere i commenti perché tanto non penso che se devono mettere le spie le mettono nelle immagini del gioco, quindi andiamo a leggere i commenti. Come vedete l'app volerà con 2,5 stelle, cioè 3, vabbè. E mi ricordo che quando ero piccola io, quando ancora non c'era tutta questa storia del creepypasta, tipo quando avevo 3 anni, era votato benissimo, era votato strabene questo gioco e adesso, come vedete, è sceso di molto. Ci sono moltissime recensioni. Come state vedendo, e adesso per esempio andremo a leggerne una. Ok, per esempio, se andiamo a leggere questa, dice che questa fa paura perché quando ho dato ad Angela la posizione che fa comparire tutti quelli nel suo occhio destro, si vede una sagoma di una persona e non scaricatela. Non ho ben capito come è successo il tutto, però va bene. Comunque, insomma, dico i commenti come per esempio, ora ve ne leggo altri, dicono tutti di queste spie, come per esempio, ragazzi, sta fa paurissima e poi oggi l'ho scaricata, ho visto dagli youtuber, vabbè, la grammatica che ciaone, che facevano, e mo tocca a me provarla, pregate che non avrò paura, perché la devi provare apposta, vabbè. Vabbè, ci parlo io che ci sto facendo il video. Non è proprio divertente non installate. Questa qui dice appunto che non è vero che ci sono le telecamere perché dice comunque ho scaricato l'app, non è vero che ci sono le telecamere e poi neanche la chat. Quindi la chat mi sa che l'avevo tolta già molto tempo fa, però comunque. Non so neanche se ci è messato in questa app, però vedremo. Ok, qui ci sono le persone che si nascondono dietro l'occhio e le delle telecamere di Angela nell'occhio e vi rapiscono. Ok, va bene. Ma comunque, insomma, le recensioni sono per la maggior parte così, quindi direi di andare a vedere per ultima cosa delle immagini su Google e poi andare a provarlo ufficialmente. Ok, sono su Google come vedete e ci sono un sacco di immagini. Per esempio, partendo da questa, possiamo vedere che zoomando l'occhio di Angela si percepiscono delle sagome di una casa, per esempio. Però, secondo me, sono semplicemente effetti di luci creati oppure volevano semplicemente mostrare, volevano renderlo più realistico mostrando ciò che era riflesso nell'occhio di Angela. Quindi, non penso ci sia nulla di troppo strano. Vabbè, poi 300 stelle copertine degli youtuber che ovviamente appaiono perché tutta YouTube Italia ha portato video su queste app. Abbiamo per esempio anche quest'altra che mostra sempre insomma la stessa immagine che si vede una casa, però non penso, e penso sia sempre per renderlo più realistico. Qui ti cerchiano la sagoma di quello che ti spia. Va bene, cioè. Non ho capito come l'hanno vista. Qui c'è praticamente, cioè, in pratica un gorilla assassino invece che un uomo, però va bene. Insomma, queste sono tutte le applicazioni. Cioè, sono tutte. Ok, sto aprendo per la prima volta l'app insieme a voi. E sì, si chiama Tom and Friends perché tipo ci hanno fatto anche una serie TV sugli amici di Tom. Insomma, sicuramente almeno una volta nella vostra vita avrete sentito parlare di questi giochi. Quando sei nato? Perché ti dovrebbe interessare sapere la mia età? Mettiamo
Facciamo finta che io sia un bambino, tipo sono nato nel... Che anno siamo? Quindi mettiamo per esempio che sono nel 2019, ho 2 anni. Ciao, ciao. Ok, non riesco a sentirti, ho bisogno di accedere al microfono. Questa domanda in teoria te la dovrebbe fare, cioè ti dovrebbe accedere il microfono perché... Per chi non lo sapesse, Angelo e Tom ripetono le frasi, cioè insomma, chiunque aveva visto quei video su YouTube, Instagram, TikTok, dove appunto questi personaggi ripetono delle frasi. Vabbè, comunque io adesso non lo posso, cioè non lo posso accettare anche perché sto registrando lo schermo e tanto... E non mi sentirebbe dato che il telefono sta registrando la mia voce, quindi è inutile anche se lo attivassi. Ok, il gioco si presenta così, quindi c'è appunto Angela, come abbiamo visto, seduta alle immagini, seduta al tavolo e ci sono varie opzioni. Per esempio, andiamo a provare questa qui del regalo. Ok, che devo fare? No? Che è questo robo? No, ma che perché una. Ok, questo che è? Ah, tutti i regali in pratica. Ma io come faccio a vedere quante monete ho? Sto gioco non c'ha troppo senso, però va bene. Ok, non ho capito cosa è successo in questo arco di tempo, però va bene. Andando avanti abbiamo... Ma perché? Questa applicazione, a parte che per bambini non c'è un senso logico, però va bene. Se io faccio così, anche la posso pure picchiare. Bellissimo. No, mi hanno sgridato qua adesso. Ma cos'è? Perché arriva Ben? Comunque ovviamente ci sono moltissime app di queste, quindi fatemi sapere se vi piace, insomma, se vi piace se quando io le provo, oppure altri tipi di app direttamente. Ok, tu non dai la principessa, quindi non hai bisogno di essere una... Non ho capito, vabbè, ok. Tipo il bacio per Uriah Trocco, va bene, grazie pubblicità! Ottimo! Comunque, cioè, allora, io anche ingrandendo gli occhi, cioè, da qui non posso ingrandire ovviamente gli occhi, però poi ve li ingrandisco. Come vedete, almeno a me mi sembra, non c'è nulla, assolutamente nulla, anche quando ti sbatte. Quindi penso che quelle foto che abbiamo visto siano palesemente photoshoppate, altrimenti non ci sono spiegazioni. E nulla, questa app fa veramente schifo, non si può fare nulla, a parte queste opzioni molto brutte che ci sono sotto. Vorrei capire come funziona questo regalo. Lo posso acquistare? Ah, ho 0 monete. Vabbè. Ah, insomma, veramente schifo. Posso vestirla? Sì, ma costano, non lo so, un occhio e... Posso prendere una corona da principessa? Oh, sì. Perfetto. Ok, bellissima. Ora è molto più carina, sinceramente. Comunque, questa è tutta la roba che si può fare. In questo gioco si può accarezzarla, pazzesco. Si può picchiare, gli possiamo dare regali e basta. No, perché? Cioè, questo gioco pure sponsorizza le proprie app dentro le applicazioni, cioè, un po' così, vabbè. E nulla, questo è appunto il gioco ciò che si può fare all'interno del gioco. Non mi sembra esserci nessun maniaco che mi spia, almeno a me, cioè, ciao, mi spii. Tanto non mi sente, ovviamente, perché come ho spiegato prima, sto registrando dal telefono. E nulla, cioè, non, perché i bambini dovrebbero scaricare quest'app? Ancora non l'ho capito, dato che non ha completamente senso. Ci sono 4 opzioni in croce, cioè, almeno quelle che ci sono adesso, quindi tipo Talking Tom, sono già più carine, ma quest'app qui non puoi fare veramente nulla, quindi fa molto schifo. E nulla, io direi che il video si può anche concludere qui. Mi raccomando, fatemi sapere se vi piace questa tipologia di video. E mi sono scordata anche di aggiungere che ovviamente queste app sono false, l'ho già detto anche nell'intro, però ci tenevo a specificarlo. E l'ha affermato la stessa Outfit7, che in un'intervista di un giornale ha detto che appunto queste app.
sono sicurissime e le risposte che danno sono controllate da delle macchine, quindi è tutto assicurato, anche perché se sono presenti su Play Store le hanno controllate molto bene prima, dato che ovviamente sono da Play Store da più di tipo 5 anni, dato che sono vecchissime. E nulla, e ovviamente hanno anche specificato che non ci potrebbe essere, dato che queste app sono state scaricate da più di 100 milioni di persone, ovviamente non ci può essere una persona che ti spia dietro ogni telecamera di ogni gioco, quindi è impossibile che ci siano telecamere, quindi per se le scaricate state tranquilli che ovviamente non succede nulla. E nulla, detto ciò, il vlogmas termina qui, noi ci vediamo in un prossimo video. Se questo qui vi è piaciuto, iscrivetevi, attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video, e noi ci vediamo alla prossima, ciao!